Grazie di essere qua a questo webinar che abbiamo organizzato come terzo incontro per rispondere ad alcune problematiche che nascono all'inizio dell'anno scolastico. È con me Claudia Zanella, segretario generale provinciale della CISL Scuola, che ringrazio da subito per la sua disponibilità, che risponderà ad alcune domande sul tema delle assunzioni. I dispositivi normativi emanati nel periodo estivo hanno introdotto integrazione alle modalità di assunzione dei docenti per le supplenze annuali e temporanee e procedure integrative per lo svolgimento dell'anno di prova dei docenti nominati, a seguito sia del superamento dei concorsi per materie STEM che della nomina da GPS. Le recenti normative integrano sia le modalità di formazione per l'anno di prova, sia la formazione continua. Così, un compito del dirigente scolastico, uno tra i tanti che si trova a dover coordinare e gestire in mezzo a tante novità, è l'accompagnamento di nuovi docenti nella formazione iniziale, nelle procedure per le immissioni in ruolo e per l'emanazione dell'atto di immissione in ruolo. Allora, è nostro interesse offrire a tutti quanti, a tutti i colleghi, un'occasione di approfondimento di questi temi e delle criticità che l'applicazione delle norme pone, interpellando la nostra ospite, una persona qualificata e esperta come Claudio Zanella, che è segretario provinciale della CISL Scuola e della provincia di Cuneo, che ringraziamo ancora. E la proposta di oggi nasce anche dalla collaborazione con la collega Paola Serafin, la segreteria generale nazionale, perché è un segno di collaborazione, di amicizia con l'associazione DISAL. Per questo la vogliamo ringraziare. Allora, io rivolgerò a Claudia alcuni quesiti per chiedere una panoramica sui dispositivi normativi di recente emanazione, che hanno diretta ricaduta sul tema della nomina supplenti, assunzioni in ruolo, eccetera. E, come è stato detto già da Paolo Maino prima, potete porre delle domande in chat a cui nel tempo a nostra disposizione, noi pensiamo di lavorare per un'ora, un quarto circa. Potremmo rispondere. La prima domanda che voglio porre a Claudia Zanella è di farci un quadro dei riferimenti normativi e delle novità riguardo la materia. Questo perché effettivamente ci troviamo tutti gli anni di fronte a un po' come a cominciare di nuovo, cioè nel senso che ci troviamo di fronte a una serie di novità che però sono rispetto a un quadro definito negli anni e quindi abbiamo bisogno un po' di un quadro di riassuntivo per capire. Bene, grazie Mario, ringrazio tutti voi per la chiacchierata di oggi pomeriggio. Vi porto ovviamente i saluti della Segreteria Nazionale C-Scuola e di Paola Serafin, nonché della Segreteria Nazionale Maddalena Gissi. Vengo allora a quella che è la prima domanda: quali riferimenti normativi e quali novità in materia? Allora, stiamo parlando del tema del reclutamento. Tema che ha subito delle innovazioni, anche se vogliamo repentine. E allora è opportuno fare una premessa. Partiamo da quella che è stata la procedura di assunzione, quindi sul 50% dei posti che sono stati destinati alle procedure concorsuali, si è proceduto alla nomina dei vincitori idonei del concorso 2016 e poi successivamente allo scorrimento di quelle che sono state le graduatorie di merito regionali, quindi mi riferisco al decreto legislativo 59-2017 per la secondaria, e dalla graduatoria di merito del concorso straordinario 2018 per l'infanzia e la primaria. Per la scuola secondaria, le assunzioni hanno riguardato quest'anno anche coloro che hanno superato il concorso straordinario 2020. Questo per il primo 50%, per il restante 50% si procede con le assunzioni a livello provinciale
degli aspiranti presenti in posizione utile in GAE. Un'ulteriore novità di quest'anno ha riguardato le assunzioni dalla prima fascia delle GPS, che sono assunzioni a tempo determinato, ma che precludono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 1 settembre 2022, previo superamento dell'anno di formazione e prova e di un ulteriore colloquio. La decorrenza giuridica della nomina sarà poi retrodatata al 1 settembre 2021. Questo per quanto riguarda le immissioni in ruolo. Le supplenze hanno visto la novità di una procedura informatizzata che ha riguardato sia le GAE che le GPS. Le GPS sia ai fini del ruolo, sia per i posti al 30 giugno, quindi fino al termine delle attività didattiche, o al 31 agosto, quindi parliamo di supplenze annuali. Che cosa è successo? Gli aspiranti nel mese di agosto hanno presentato un'apposita istanza tramite Polis. Per ciascuna provincia di inserimento avevano la possibilità di assegnazione di una supplenza che è avvenuta con priorità ovviamente per gli aspiranti inseriti nelle GAE e poi successivamente per gli aspiranti in GPS nell'ordine prima fascia e poi seconda fascia. Questa procedura è stata gestita da un algoritmo che ha trattato la domanda di ciascuno degli aspiranti in base ovviamente al punteggio di ciascuna graduatoria richiesta e sulla base dell'ordine di quelle che sono state le preferenze per le diverse sedi, le diverse classi di concorso o tipologia di posto che l'aspirante stesso ha richiesto all'interno dell'istanza. Se ne potevano esprimere fino a un massimo di 150. È opportuno tener presente quanto disposto dal decreto ministeriale 242 del 2021, quindi chi non ha presentato la domanda è stato considerato rinunciatario per tutte le GAE e le GPS in cui è inserito. Chi ha presentato la domanda solo per alcune graduatorie e non per le altre è stato considerato rinunciatario per le graduatorie che non ha espresso nella domanda. Così, stessa cosa, chi ha presentato domanda senza indicare tutte le scuole, ma solo qualcuna, è considerato rinunciatario per i posti delle scuole che non ha espresso. Si è trattato di un'unica convocazione, potremmo anche chiamarla una maxi convocazione, a seguito della quale non sono possibili ripescaggi. Cerco di spiegarmi meglio. I rinunciatari non potranno aspirare a ulteriori nomine da GAE o GPS anche per le eventuali disponibilità sopravvenute successivamente. Immaginiamo ad esempio quello che è il caso delle rinunce. Dicevo prima che la procedura di assegnazione delle supplenze annuali è stata anche finalizzata alla nomina in ruolo, quindi mi riferisco all'articolo 59 del decreto legislativo 73. È stata un'unica procedura che ha contemplato sia questa tipologia, quindi individuazione per le supplenze ai fini del ruolo, sia le cosiddette supplenze, tra virgolette, normali da GPS. Interessati a questa procedura straordinaria sono stati gli aspiranti che sono inseriti in prima fascia delle GPS di posto comune con il requisito di 3 annualità di servizio, oppure prima fascia per posto di sostegno senza il requisito del servizio. È chiaro che si è trattato di una procedura che ha riguardato esclusivamente quelle province dove, a causa dell'esaurimento di tutte le graduatorie utilizzabili, quindi le GAE e le graduatorie di merito, sono rimasti liberi dei posti dopo aver completato le nomine in ruolo da concorso per il 21-22. Questo però ha ingenerato negli aspiranti alcune aspettative che sono state disattese. Perché? Perché questo non ha significato che tutti i posti rimasti liberi siano stati destinati alla procedura straordinaria, perché infatti sono stati sottratti dalle disponibilità i posti che sono previsti dai bandi dei concorsi ordinari 2020 che ancora non sono stati svolti, ovviamente.
gestiti separatamente per ordini di scuola, infanzia, primaria, secondaria di primo e poi secondo grado. Quindi solo per i posti ancora disponibili, gli uffici scolastici regionali hanno suddiviso questi posti tra le diverse province e poi successivamente pubblicato quello che era il contingente distinto per provincia e classi di concorso e tipologia di posto. Quello che è accaduto è che ovviamente non tutte le province hanno avuto dei posti liberi e non per tutti gli ordini di scuola, ma solo per qualche classe di concorso oppure tipologia di posto. Quindi, in prima battuta, la procedura straordinaria di cui all'articolo 59 DL 73 ha previsto l'assegnazione di una supplenza fino al 31 agosto, poi gli aspiranti dovranno svolgere un periodo di formazione prova. Successivamente ci sarà il giudizio di idoneità a seguito di un colloquio di fronte ad una commissione esterna alla scuola e poi la nomina in ruolo con decorrenza 1 settembre 2021, quindi con retrodatazione giuridica. Ovviamente questa tipologia di assegnazione, quindi l'assegnazione della supplenza per la procedura finalizzata al ruolo, ha preceduto quella per le altre supplenze annuali e fino al termine dell'anno scolastico, quindi 31 agosto, 30 giugno. Anche qui si deve porre particolare attenzione al fatto che, allo stesso modo delle supplenze cosiddette normali, il decreto ministeriale 242 che ha disciplinato la procedura ha previsto che chi non ha presentato domanda è considerato rinunciatario, chi non l'ha presentata per alcune graduatorie è stessa cosa se non sono state indicate tutte le scuole. Fatta questa premessa, è importante sottolineare questo, bisogna ricordare che ai sensi dell'ordinanza ministeriale 60, i posti al 30 giugno e al 31 agosto sono assegnati da GPS, quindi sono di competenza degli uffici scolastici territoriali, fino ad esaurimento di ciascuna delle graduatorie provinciali. E poi solo successivamente, quindi solo quando le graduatorie provinciali sono esaurite, si passa alle scuole. Mario, a te la parola se vuoi procedere con un'altra domanda. Sì, diciamo che grazie Claudia. Procedendo nell'ordine di assunzione, la domanda che avevamo pensato era sulle procedure, quali siano le procedure che deve seguire il dirigente scolastico per avere i nominativi per le supplenze su posti vacanti o per supplenze temporanee. Ok, quindi stiamo parlando del conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto. Dobbiamo tenere presente tre riferimenti normativi in particolare. Il primo, la legge 107, il secondo, l'ordinanza ministeriale 60 del 2020 e poi la circolare 25089 del 6 agosto 2021, appunto la circolare sulle supplenze, che fa riferimento al decreto ministeriale di cui vi parlavo prima, il 242. Quindi riassumiamo le tipologie di supplenze. Supplenze su posto vacante disponibile fino al termine dell'anno scolastico, quindi termine 31 agosto, e poi supplenze su posti non vacanti ma liberi per tutto l'anno, dove i contratti hanno scadenza al 30 giugno. Queste due tipologie di supplenza, come ho detto prima, sono assegnate dagli uffici scolastici territoriali, dalle GPS. Relativamente a queste tipologie, è importante sapere che quest'anno, dato l'algoritmo e quindi questa maxi convocazione, come l'ho chiamata prima, l'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Sono invece supplenze brevi quelle che hanno termine con il rientro del titolare che viene sostituito o interessano quello che comunemente viene chiamato organico Covid, cioè l'assegnazione alle scuole per l'organico aggiuntivo ex articolo 58 del DL 73.
accadere che anche le supplenze delle tipologie 30 giugno e 31 agosto siano conferite da graduatorie di istituto e quindi dal dirigente scolastico. Quali sono sostanzialmente i casi? Allora, lo dicevo prima, quando le GPS risultano esaurite e residuano ancora dei posti. In questo caso l'ufficio scolastico territoriale avvisa le scuole e dispone che i dirigenti scolastici procedano alle nomine delle loro corrispondenti graduatorie d'istituto. Le nomine che effettueranno le scuole da graduatoria d'istituto saranno comunque definitive e avranno termine secondo la tipologia del posto, quindi 31 agosto se vacanti o 30 giugno se posti non vacanti ma disponibili. Può verificarsi anche una situazione temporanea, cosa che si è verificata in alcune province. Facciamo un esempio: l'ufficio scolastico territoriale non ha ancora terminato le nomine da GPS, ma esiste per la scuola la necessità di nominare un supplente perché nel frattempo va garantita agli alunni l'attività didattica. Quindi queste nomine definibili straordinariamente operate da graduatoria d'istituto sono assolutamente da considerarsi provvisorie, almeno fino a quando l'ufficio scolastico territoriale non avrà terminato le operazioni da GPS. Quindi questa tipologia di contratti di supplenza breve non avranno una scadenza prevedibile. Queste supplenze andranno inserite al SIDI, comunque con la codifica 31 agosto, quindi la N02, oppure 30 giugno, la N11, e si risolveranno, con variazione della data di scadenza direttamente sul SIDI, al momento della presa di servizio del supplente nominato da GPS. In questo caso è importante che il contratto che sarà proposto al supplente nominato in questa fase provvisoria abbia una specifica clausola risolutoria. Okay? L'altro caso, quindi di competenza delle scuole di nomina da graduatoria d'istituto, è quello degli spezzoni fino a 6 ore nella secondaria di primo e secondo grado. Che spezzoni che ovviamente non sono stati assegnati come ore aggiuntive a docenti già in servizio nella scuola. Anche qui il riferimento è l'ordinanza ministeriale 60, in particolare l'articolo 2, che stabilisce che nella secondaria, sia di primo che secondo grado, il dirigente scolastico possa attribuire come ore aggiuntive fino a un massimo di 24 ore settimanali, ovviamente col consenso degli interessati, e quindi possa attribuire le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 che non concorrono a costituire una cattedra o un posto orario. Queste ore possono essere attribuite ai docenti dell'organico dell'autonomia, ovviamente in possesso di specifica abilitazione o specializzazione o in subordine del titolo di studio che è valido per l'insegnamento di quella specifica disciplina. Sempre l'ordinanza ministeriale 60, sempre all'articolo 2, ci indica che in assenza di personale disponibile o in possesso di questi requisiti si scorrono le graduatorie di istituto. Esaurita la graduatoria del proprio istituto, si passa alle graduatorie vicignori. Sulle supplenze breve e saltuarie ci sono anche situazioni in cui si può ricorrere al personale interno. Vediamo quando. Allora, parliamo della secondaria, in questo caso di primo e secondo grado. Il dirigente scolastico, sempre ai sensi dell'ordinanza ministeriale 60, il riferimento in questo caso diventa l'articolo 13, può avvalersi, quindi è da intendersi come facoltà, della possibilità di sostituire il personale assente con le proprie risorse di personale nei limiti di 15 giorni. È una disposizione valida solo per la secondaria di primo e secondo grado e il riferimento è la legge 448 del 2001, l'articolo 22,6. Sempre l'ordinanza ministeriale 60 all'articolo 13 prevede per la copertura delle assenze brevi fino a 10 giorni che il dirigente scolastico possa ricorrere all'organico dell'autonomia anche in gradi diversi da quello di titolarità.
Devo dire che questa disposizione ha comunque un carattere residuale, perché dopo la sottoscrizione del contratto nazionale di lavoro 16-18, all'articolo 28 si è previsto che il collegio dei docenti all'inizio dell'anno scolastico deliberi le modalità di utilizzo delle ore dell'organico dell'autonomia e quindi renda utilizzabili per le sostituzioni solo quelle ore che non sono programmate per attività indicate all'interno del piano triennale dell'offerta formativa e a che appunto non sono state destinate ad attività di potenziamento e alle attività di tipo organizzativo. È da porre particolare attenzione sempre all'ordinanza ministeriale 60 che prevede che ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, i dirigenti non possono conferire supplenze al personale docente per il primo giorno di assenza. L'ordinanza 60 si riferisce alla legge 190. Quindi questo dato è da tenere in conto. Chiaramente, in assenza di personale disponibile e in possesso dei requisiti, si scorrono le graduatorie di istituto. Grazie Claudia del quadro molto, molto chiaro e dettagliato. E diciamo che la domanda che può nascere è quali sono le attenzioni, i punti, diciamo così, da salvaguardare, da presidiare, come si dice spesso, per il ruolo dei dirigenti scolastici rispetto alle graduatorie di istituto e senz'altro anche alle MAD, dato che su alcune discipline, per esempio quelle tecniche dei professionali, per dirne una, ma anche, credo, anche a livello della scuola primaria, Certo. inevitabilmente si dovrà attingere proprio alle MAD per reperire il personale docente disponibile. Sì. Allora, rispetto alle attenzioni da porre, direi che il riferimento è a quegli istituti particolari di gestione dei contratti sulle supplenze brevi. Chiaramente la norma di riferimento, non sto a ripetervela in continuazione, è sempre l'ordinanza ministeriale 60. Allora, la prima attenzione è quella della proroga del contratto, perché per garantire la continuità didattica, quando al primo periodo di assenza del titolare ne segue un altro o più altri senza soluzione di continuità o anche solo interrotti da un giorno festivo o dal giorno libero o da tutte e due, la supplenza temporanea è prorogata a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. Quindi questo è un importante aspetto per la garanzia della continuità. Un altro aspetto è quello dell'attenzione alla conferma del contratto. Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne segue un altro che è intervallato da un periodo di sospensione delle attività didattiche, si procede alla conferma del supplente che era in servizio. Il contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni. Questi sono i casi che sovente riscontriamo, in particolare nelle prossime festività, natalizie. Un'altra particolarità a cui porre attenzione è il pagamento del periodo di sospensione delle lezioni. Qui il riferimento è invece la norma contrattuale, cioè il contratto nazionale di lavoro 2006-2009, che dice che quando il titolare si assenta in un'unica soluzione a decorrere da una data che è anteriore di almeno 7 giorni, all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore ai 7 giorni successivi a quello della ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato, quindi il contratto del supplente, è costituito per l'intera durata dell'assenza. E quello che è da rilevare è esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare. Questo è importante. Un'altra questione che invece ha come riferimento il codice civile è quello del pagamento delle domeniche e delle festività infrasettimanali.
sia le domeniche, sia le festività che ricadono all'interno della settimana, sia il giorno libero rispetto a quella che è l'attività dell'insegnamento, che ricadono all'interno della durata del contratto, quindi del rapporto di lavoro, sono retribuite e sono da computarsi ai fini dell'anzianità di servizio. Se il supplente completa tutto l'orario settimanale ordinario, ha anche diritto al pagamento della domenica. L'altro aspetto è quello della facoltà di lasciare la supplenza, purtroppo succede. Il docente in servizio per una supplenza che è conferita su graduatoria di istituto può lasciare questa supplenza per accettarne un'altra che può essere o annuale o al termine delle attività didattiche. Diversamente non si può. Vedrete che adesso vi capiterà spesso di incorrere in questa domanda perché con quello che chiamiamo comunemente organico Covid, qualcuno pensa di poter lasciare una supplenza breve per una supplenza d'organico Covid. Non si può, perché comunque una supplenza da organico Covid è comunque un'altra supplenza breve, seppur stipulata per un lasso di tempo più lungo. Un'altra particolarità è quella del completamento. Sempre il riferimento all'ordinanza ministeriale 60 è sempre l'articolo 13, che ci dice che il docente al quale è stata conferita una supplenza con un orario ridotto, perché in quel momento non c'era la possibilità di avere un posto intero, conserva il titolo, chiaramente in relazione alla sua posizione all'interno della graduatoria, a completare l'orario esclusivamente per quella provincia e fino al raggiungimento dell'orario completo di cattedra. Il completamento si può attuare anche frazionando la disponibilità oraria, però attenzione, va salvaguardata l'unicità dell'insegnamento nella classe, quindi non può mai essere spezzato il contributo orario e l'unicità nelle attività di sostegno. Quindi è anche da attenzionare il fatto che potrebbe capitare nella scuola secondaria che il completamento possa venire sia accumulando ore appartenenti alla stessa classe di concorso, sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, quindi tra il primo e il secondo grado. E c'è il criterio da rispettare delle massimo tre istituzioni scolastiche e due comuni, e è il criterio della facile raggiungibilità. E poi tener conto che il completamento potrebbe anche realizzarsi tra scuole statali e scuole non statali, ovviamente tenendo conto dei limiti di cui sopra. Mario, mi avevi posto la questione MAD. E sulla questione MAD abbiamo avuto una novità che è stata introdotta con l'ultima nota ministeriale del 27 settembre scorso. La circolare sulle supplenze, ricordo, del 6 agosto ci diceva chiaramente che una volta esaurite le graduatorie di istituto e verificata l'assenza di aspiranti anche nelle graduatorie delle scuole vicignori, i dirigenti scolastici possono utilizzare le cosiddette MAD, ma le domande di messa a disposizione fino al 27 settembre, quindi fino all'introduzione dell'ultima nota ministeriale, le domande di messa a disposizione potevano essere presentate esclusivamente da quei docenti che non risultavano inseriti in alcuna graduatoria, né GPS né d'istituto, e potevano essere presentate in una sola provincia. Invece con la nota che vi dicevo prima del 27 settembre a firma Serra, che voi sicuramente avrete visto, e in virtù del perdurare dell'emergenza sanitaria, quindi per consentire alle scuole di attribuire tutte le cattedre le ore ancora disponibili, in via eccezionale, solo per quest'anno scolastico, si potrà procedere alle messe a disposizione anche del personale che è incluso in GPS o graduatorie di istituto anche di altre province. È chiaro che anche le MAD hanno una loro regolamentazione, si darà precedenza ai docenti abilitati e per sostegno ai docenti specializzati, e bisognerà porre attenzione che le domande di messa a disposizione rechino in autocertificazione
tutte quelle dichiarazioni necessarie per consentire la puntuale verifica dei requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ovviamente anche considerando a tal fine il titolo di studio, l'eventuale titolo di abilitazione o di specializzazione. Un altro aspetto da attenzionare è la particolarità della scuola primaria, dove a volte si confondono le cose rispetto all'attribuzione delle ore di programmazione settimanale e la loro suddivisione quando l'orario di cattedra è inferiore a 22. La circolare è chiara, quindi alle ore di insegnamento frontale si aggiungono un'ora di programmazione per ogni 11 ore, dalle 12 in poi se ne aggiungono due di programmazione. Ok? Quindi da 1 a 11 un'ora, da 12 a 22 due ore di programmazione. Le ore di lingua inglese che residuano sono assegnate ad aspiranti presenti nella graduatoria che abbiano il titolo per l'insegnamento della lingua inglese. Stessa cosa per le scuole che attuano la didattica differenziata, quindi mi riferisco a Metodo Montessori, Pizzigoni e Agazzi. Un'altra questione è chiarire quali siano le sanzioni in caso di rinuncia e abbandono. Limiterei in questo caso l'esame alle graduatorie d'istituto, quindi la rinuncia ad una proposta di nomina oppure di proroga o conferma di una supplenza comporta solo per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta della supplenza, cioè che non hanno accettato qualcos'altro, la collocazione in coda alla graduatoria di istituto per quel medesimo insegnamento. Attenzione perché anche la mancata risposta nei termini previsti è considerata rinuncia e quindi comporta la medesima sanzione, ovvero il collocamento in coda alla graduatoria. Invece la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione porta alla possibilità di non poter conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie. Se invece parliamo di abbandono del servizio, la sanzione è quella della perdita della possibilità di ottenere supplenze conferite sulla base della graduatoria di istituto per tutte le graduatorie di insegnamento. Quindi se non prendo servizio verrò cancellato da tutte le graduatorie di istituto per quel medesimo insegnamento, ma se abbandonerò servizio non avrò più possibilità di conseguire supplenze per tutte le graduatorie di istituto in cui sono inserito per tutte le classi di concorso. Mario, vuoi? Grazie, grazie. Volevo chiederti allora se possiamo passare all'argomento dell'accompagnamento dell'anno di prova dei docenti neoimmessi e soprattutto sull'organizzazione delle procedure relative all'accompagnamento nell'anno di prova dei docenti neoimmessi, quali docenti sono interessati, soltanto i docenti neoassunti o anche altri? Ci sono delle novità su questo tema quest'anno o rimaniamo nella scorta degli scorsi anni? E poi, secondo te, quali sono gli obblighi del dirigente scolastico rispetto all'attenzione formativa e alle modalità di formazione? E poi alla fine, diciamo così, il ruolo del comitato di valutazione nella definizione del superamento dell'anno di prova. Ti chiedo un po' di fare un po' una sintesi dello stato dell'arte di questo aspetto che è molto importante e delicato e a volte arriva quando un docente in realtà ha già molti molti anni di insegnamento sulle spalle. Bene, è da premettere che in riferimento all'anno di formazione prova è la legge 107 che ha introdotto dei cambiamenti significativi e che ha trattato la materia dai commi 115 al 120.
specificando appunto che dopo la nomina in ruolo il personale docente effettua un anno di formazione e prova ai fini della conferma in ruolo. I destinatari però non sono solo i neoassunti, ma sono anche coloro che si trovano a ripetere per la seconda volta l'anno di prova, sia perché hanno avuto un esito negativo la prima volta, sia perché l'anno di prova è stato prorogato perché non sono stati raggiunti i giorni previsti, ovvero i 120 giorni di effettivo servizio oppure 180 giorni di servizio, dipende da come li vogliamo conteggiare. Altresì è soggetto all'anno di formazione e prova il personale che ha avuto un passaggio di ruolo in altro ordine di scuola. E quest'anno la novità è quella dei docenti assunti tempo determinato ai fini del ruolo a seguito dell'articolo 59 di L73. Il riferimento per i docenti in periodo di formazione e prova è il DM 850-2015. È importante considerare la duplice valenza di questo percorso, perché da un lato si consolidano le basi formative che sono previste dal profilo professionale del docente, dall'altro lato si verificano le competenze professionali osservate non solo nell'azione didattica e nell'attività che è preordinata all'azione didattica, ma anche nell'ambito di tutte quelle che sono le dinamiche organizzative e relazionali all'interno dell'istituzione scolastica. È importante che si faccia riferimento a quelli che sono gli standard del profilo professionale dei docenti, che sono contenuti nel contratto di lavoro 16-18, quindi tutta una rosa di competenze disciplinari, ma anche metodologico-didattiche, ma anche relazionali, e anche la capacità di interagire in modo proficuo all'interno della scuola comunità educante. Quindi è importante e fondamentale l'organizzazione di quella che potremmo definire accoglienza o accompagnamento in situazione, cosa che viene ribadita dallo stesso DM. Importante curare l'accoglienza, ma anche la formazione, il tutoraggio, la supervisione professionale, oltre che almeno una volta, dice il DM, la visita da parte del dirigente alle classi. Il decreto va a definire i criteri per la valutazione del personale e ben definisce i compiti dei diversi attori. Quindi, come dicevo prima, vengono chiariti quelli che sono gli standard professionali in diverse aree di competenza, quindi non solo quelle disciplinari, ma anche quelle relazionali, l'osservanza dei doveri che sono appunto connessi con quello che è lo status di dipendente pubblico e che sono fondamentali per quella che è per quello che è l'esercizio corretto della funzione docenti, e ovviamente la partecipazione alle attività formative e al raggiungimento degli obiettivi previsti. Per queste finalità il dirigente dovrebbe mettere a disposizione del docente degli strumenti che sono il piano triennale dell'offerta formativa, ma anche tutta la documentazione tecnico-didattica delle classi che affiderà al docente non immesso. Questa documentazione è proprio citata nella decretazione ministeriale. È chiaro che poi il docente partirà da un'analisi di questi documenti per redare tutta quella che è la sua programmazione annuale. È rilevante anche l'attribuzione della figura del tutor in tempi utili, tutor che il dirigente dovrà designare all'inizio dell'anno scolastico, sentito il collegio dei docenti. È una figura che è importante per l'accompagnamento in situazione e per l'accoglienza di questo docente, è perché è colui o colei che l'accompagneranno all'interno della vita della comunità professionale, che favoriranno la sua partecipazione all'attività della scuola. La norma prevede, questo è importante ricordarlo, che il compenso del tutor sia a carico del MOF, quindi è possibile utilizzare sia il FIS e sia il Fondo per la valorizzazione del merito, quindi sono risorse che vanno contrattate all'interno della contrattazione d'istituto. Parlavi prima, Mario, di novità. Il 28 settembre si è svolto un incontro di informativa al Ministero rispetto alle attività di formazione dei docenti neoassunti a tempo determinato ai fini del ruolo, quelli di cui parlavo prima, quindi
Il riferimento è il famoso articolo 59 del decreto sostegni bis. Non c'è ancora la nota che tutti gli anni viene emanata per quanto riguarda l'anno di formazione e prova, ma la nota, questo è stato comunicato all'interno dell'informativa, non ribadirà sostanziali novità rispetto a quella dell'anno scorso, ovvero sarà assolutamente in linea col decreto ministeriale 850 che vi citavo prima. Si sta comunque definendo, questo è stato comunicato nell'incontro del 28, quindi l'altro ieri, una nuova decretazione ministeriale che andrà a disciplinare i contenuti del periodo di formazione e prova per i neoassunti, appunto, a seguito dei concorsi ordinari innovati, e quindi riferimento sempre al DL 53,10. Su questo testo, riferito al nuovo DM, ci sarà a breve una nuova convocazione con le organizzazioni sindacali. Dicevi, Mario, quali attenzioni formative e obblighi da parte del dirigente scolastico? Allora, teniamo presente che nei primi mesi di scuola il docente neo immesso dovrebbe redare il primo bilancio delle competenze, quindi una forma di autovalutazione strutturata attraverso la quale si guarda allo specchio e fa un'analisi critica dei propri punti di forza e di debolezza. Sulla base di questo documento è importante che il dirigente stabilisca con il docente quello che è chiamato dalla norma patto per lo sviluppo professionale, che è un passaggio fondamentale perché è il documento che stabilisce quelli che sono e saranno gli obiettivi di sviluppo delle competenze, non solo di natura culturale, disciplinare, ma anche relazionali o didattico-metodologiche, e queste competenze dovranno essere raggiunte tramite la partecipazione dichiarata all'interno di questo documento a percorsi formativi, tra i quali non troviamo solo il percorso connesso al periodo di formazione e prova, quindi le famose 50 ore. Ma troviamo anche, possiamo trovare percorsi attivati dall'istituzione scolastica oppure, ad esempio, l'utilizzo della carta del docente. Il dirigente, tra i suoi compiti, avrà anche quello di curare le procedure per la valutazione del periodo di formazione e prova. Quindi ricordo che nel periodo che intercorrerà tra il termine delle attività didattiche, esami compresi, e il termine dell'anno scolastico, il dirigente convocherà il comitato e sarà poi lui stesso a procedere alla valutazione, sentito il parere del comitato. Quindi l'attenzione particolare che tutta la documentazione e quindi tutto questo portfolio professionale sia inserito nel fascicolo e che sia stata fatta di questa documentazione un'adeguata istruttoria. La funzione, si diceva prima, del comitato di valutazione per i docenti neoimmessi. Anche qui la legge 107 ha modificato il testo unico, il 297 del 94, rispetto alla disciplina del comitato di valutazione, e quindi il comitato di valutazione oggi è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da tre docenti, due scelti dal collegio e uno del consiglio, due rappresentanti dei genitori per il primo ciclo, un rappresentante degli studenti e uno dei genitori per il secondo ciclo, e un componente esterno che è individuato dagli uffici scolastici regionali. Attenzione, perché nella nuova regia del comitato, ai fini del superamento del periodo di formazione e prova, l'organo viene chiamato ad esprimere il suo parere con una componente ridotta, cioè non ci sono i genitori, non ci sono gli studenti se si tratta di una scuola del secondo grado, non c'è il membro esterno, ma c'è ovviamente la presenza del dirigente scolastico che presiede il comitato, c'è la rappresentanza dei docenti e viene inserito nel comitato il docente tutor che presenterà tutte le risultanze emerse dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative e alle esperienze di insegnamento del docente neoassunto. Il docente neoassunto sosterrà appunto un colloquio davanti al comitato. Prima del colloquio, almeno 5 giorni prima, dovrà consegnare tutta la documentazione in modo che il dirigente la possa socializzare e diffondere al comitato stesso. È importante ricordare che il comitato non valuta,
ma terminato il colloquio si riunisce per l'espressione del parere. Poi il DS presenterà una relazione della documentazione e farà un decreto di superamento dell'anno di prova o di mancato superamento dell'anno di prova. Grazie ancora, quindi si sottolinea con la 107 il ruolo del dirigente scolastico, che si può anche addirittura distaccare dal comitato di valutazione, no? Per formulare un giudizio complessivo. E, parlando di formazione, viene spontanea una domanda su quella che è la formazione un po' generale del personale docente, del personale ATA nell'anno scolastico, no? In questo anno scolastico in particolare. E, quali obblighi di formazione, quali vincoli di formazione può prevedere il dirigente scolastico? Come pianificare le attività di formazione da illustrare e approvare degli organi collegiali? Questa è un po' la domanda che ci si potrebbe porre. Grazie Mario. Direi in premessa che quello della formazione del personale della scuola è davvero un grande tema che meriterebbe tanti e dovuti approfondimenti. Alla formazione è dedicato tutto il capo sesto del contratto collettivo di lavoro nazionale e altresì dedicato il comma 124 dell'unico articolo della legge 107. Ritengo che sia significativa la definizione di formazione data dal contratto, che dice è una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale. Quindi la definisce un diritto proprio perché è funzionale alla piena realizzazione della propria professionalità. Definisce anche il contratto i livelli delle attività, quindi le competenze delle scuole, degli uffici scolastici regionali, dell'amministrazione centrale. Uno strumento fondamentale è il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione del personale da inserire appunto nel TOF. L'elemento chiave da quella che è la lettura che ne fa il contratto è quello della partecipazione riguardo alla formulazione di questo piano. Infatti sarà il collegio dei docenti a farne oggetto di delibera. Questo, sebbene la legge 107 introduca il principio della formazione obbligatoria, permanente, strutturale. Ma senza andare ad entrarci in una disquisizione giuridica sulla compatibilità del caposesto del contratto con la legge 107, ritengo che sia opportuno fare una riflessione quando parliamo di formazione, perché tutto ciò che è crescita, sviluppo, innovazione non può essere oggetto di un processo top-down, ma deve essere un progetto condiviso, partecipato, consapevole. Quanto espresso dal contratto può essere letto come una visione più matura della formazione, cioè la consapevolezza di un diritto da esercitare perché si è presa coscienza da parte del personale di una professionalità che, come dire, necessita di una manutenzione tra virgolette continua, no? E quindi non è tanto la ricerca spasmodica della bollinatura dell'attestato, ma di un'opportunità di crescita professionale, quindi questo nel senso di quella che è la visione di formazione continua. Esiste poi ovviamente l'impressione di una grande distanza tra le aspettative formative degli insegnanti e la realtà di quelli che sono i comportamenti operativi dell'amministrazione centrale. Basti pensare a quelle che sono le risorse stanziate e agli investimenti che ci paiono ancora forse inadeguati. Per quanto riguarda invece le materie oggetto dei percorsi formativi, è utile ricordare che le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il TOF e con i risultati emersi dal piano di miglioramento della scuola che sono appunto previsti dal DPR 80. È stato sottoscritto in via definitiva un contratto collettivo nazionale integrativo, è stato sottoscritto nell'ottobre 2020, riferito ai criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale.
definendo il triennio per gli anni scolastici 19-20, 20-21, 21-22. È un quadro contrattuale che conferma la visione strategica della formazione in servizio, cioè un elemento di sviluppo dell'intero sistema educativo. E quindi la nuova impostazione organizzativa e metodologica che ne scaturisce e che è anche scaturita dall'esito del confronto con le organizzazioni sindacali del 18 novembre 2019, va a sottolineare quella proprio quell'esigenza di crescita professionale a definirne meglio gli obiettivi e le finalità, anche ribadendo quella che è la centralità delle istituzioni scolastiche nei processi di progettazione e realizzazione delle iniziative formative, consentendo di coinvolgere tutto il personale in servizio e proprio consolidando anche quello spirito di collaborazione e condivisione tra tutti i membri della comunità professionale. Quindi sono le singole istituzioni scolastiche che, sulla base dei fondi assegnati direttamente dalle scuole Polo, dovranno adottare un piano di formazione di istituto, come dicevo prima, in coerenza col DOF. Il piano di formazione potrà poi comprendere anche iniziative di autoformazione, di formazione tra pari, di ricerca e innovazione didattica, anche ad esempio di attività laboratoriali, di gruppi di approfondimento e di miglioramento. E quindi vedete che c'è tutta una rosa di attività possibili. Anzi, dice anche sia il contratto che il contratto integrativo, attenzione anche a quelle che sono appunto le richieste che vengono definite dal testo contrattuale, opzioni individuali, esigenze e opzioni individuali. Le priorità per la formazione 21-22 saranno oggetto di apposita nota che lo scorso anno è stata emanata verso la fine del mese di novembre. Esiste poi tutta una partita che riguarda gli obblighi di formazione del personale, cioè tutta quella formazione che è materia di sicurezza dei lavoratori, dagli addetti antincendio al primo soccorso, agli RLS, è che deve avvenire durante l'orario di lavoro, dice il decreto legislativo 81, e che non può comportare oneri a carico dei lavoratori. Quindi di qui l'unica opportunità di inserimento nelle 40 più 40. Un'ulteriore novità in tema di formazione è stata introdotta con uno specifico provvedimento normativo, cioè la legge di stabilità per il 2021, che ha disposto interventi di formazione obbligatoria destinati a tutto il personale docente che è impegnato nelle classi dove ci sono studenti con disabilità. È chiaro che da un lato è apprezzabile questa azione formativa perché si riconosce l'importanza dell'inclusione, ma siamo di nuovo di fronte a quella che potremmo chiamare una distonia, perché da un lato c'è il dispositivo, la norma di legge, e da un lato però c'è il fatto che il rapporto di lavoro deve essere regolato contrattualmente e quindi occorrerebbe affidare al negoziato la corretta collocazione di queste 25 ore nell'ambito dell'orario di servizio, anche considerando che la legge di bilancio, la legge di stabilità per il 2021, non riconosce la possibilità né di esonero né di retribuzione per queste ore. Quindi è chiaro che la richiesta che le organizzazioni sindacali hanno presentato il Ministero sia quella intanto di attivare le corrette relazioni sindacali previste sulla materia e di individuare soluzioni, perché l'impegno in formazione deve essere ricondotto entro gli obblighi di servizio. Su questo punto l'amministrazione si è riservata un approfondimento e si aspetta che a breve vengano convocate le organizzazioni sindacali per un incontro successivo di chiarimento, anche perché è corretto che sia l'amministrazione centrale a fornire delle soluzioni senza che di nuovo le scuole vengano lasciate sole nell'arrabastarsi tra quelli che sono i diritti contrattuali e quelli che sono i dispositivi di legge. Anche perché la formazione
questo campo è veramente importante, rilevante, se non indispensabile, e quindi il rischio è che poi si accendano dei contrasti su un tema che invece avrebbe bisogno del massimo della collaborazione. Certo, D'altra perché parte il problema. il tema dell'inclusione è fondamentale, ma oltre a questo abbiamo un grosso problema sul reclutamento del personale di sostegno specializzato. Quindi è chiaro che da un lato è altro che apprezzabile questa azione formativa, quindi ne si riconosce assolutamente l'importanza, però bisogna trovare delle soluzioni per una corretta gestione del rapporto di lavoro. Un ultimo quesito che volevamo porre è la situazione, lo stato dell'arte per l'anno scolastico 21-22 in relazione al fondo per il miglioramento dell'offerta scolastica, ovvero il MOF, compreso valutazione dei docenti e retribuzione con il fondo per la valorizzazione del personale. E volevamo chiedere poi se ci sono ipotesi di ulteriori fondi per il miglioramento dell'offerta formativa o per l'incremento della professionalità del personale eventualmente previsti per l'anno scolastico 21-22. Ecco, siamo ancora in attesa del contratto integrativo sul MOF 21-22. Ne approfitto per ricordare quanto è stato introdotto dal precedente contratto integrativo per l'anno scolastico 20-21, perché la questione è stata sul cosiddetto bonus, ovvero fondo per la valorizzazione del merito. Quindi la novità l'anno scorso ha riguardato la destinazione di quello che era l'ex bonus docenti e che la legge di bilancio per il 2020 aveva, come dire, definalizzato rispetto alla destinazione originaria prevista dalla legge 107. Quindi, cosa è andato a sottolineare il contratto nazionale integrativo? È andato a sottolineare che le risorse dell'ex bonus docente andavano e andranno di nuovo a confluire nel FIS e che quindi possono essere utilizzate per le stesse attività che sono previste dall'articolo 88 del contratto. Il contratto integrativo dello scorso anno ha confermato quelli che sono i parametri di assegnazione dei fondi alle scuole, in questa misura l'80% in proporzione al numero dei posti, della dotazione organica docenti e il 20% sulla base di criteri di complessità, quindi la percentuale di alunni con disabilità, di alunni stranieri, il numero medio di alunni per classe, la percentuale di sedi scolastiche in aree totalmente montane o nelle piccole isole. Queste risorse sono utilizzate dalla contrattazione integrativa di istituto e, dice il contratto, sono utilizzate per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico. Quindi entra in gioco la componente docente e anche la componente ATA. Dice lo stesso contratto, ovviamente, che è importante tener conto anche di quelle che sono le esigenze scaturite dall'emergenza sanitaria in corso. Quindi viene ribadito in sostanza il principio che dalla contrattazione a livello nazionale tutte le risorse devono essere integralmente assegnate. Per questo motivo, se ci sono risorse finanziarie rimaste non distribuite dall'applicazione dei coefficienti, verranno poi immediatamente ripartite per singola scuola in base alla totalità dei posti dell'organico di diritto. Se a seguito di verifica interna della scuola risultassero le risorse non impiegate, la contrattazione di istituto potrà definire nuove finalità e nuove modalità di utilizzo delle stesse risorse anche in corso d'anno. Questa è un'opportunità importante. E poi bisogna ricordare la possibilità di utilizzo di tutte le economie, comprese quelle degli anni precedenti, anche per finalità diverse da quelle originarie. Ovviamente le nuove risorse che dovessero essere disponibili saranno sempre oggetto di ulteriore contrattazione. Su eventuali ipotesi di ulteriori fondi, al momento non abbiamo notizia,
Si vocifera che l'organico Covid possa essere prorogato, quindi oltre il 30 di dicembre, però per ora chiaramente le risorse prevedono appunto questa scadenza di appunto dicembre 2021. E poi dovremmo capire quali saranno gli investimenti che sulla scuola i nostri decisori politici intenderanno fare, anche perché quest'anno è un po' come dire una ripartenza, no? Un riprendere il passo dopo 2 anni veramente molto faticosi, pesanti, che hanno visto per la scuola tanta sofferenza e che hanno visto questo eccezionale impegno di tutto il personale della scuola a partire dal grosso carico di lavoro e di responsabilità dei dirigenti scolastici e da tutta quella valigetta degli attrezzi che man mano tutti quanti, docenti compresi, hanno dovuto riempire di nuove competenze, anche digitali, per far fronte a quella che è stata questa nuova modalità di far scuola che in parte ci si è dovuti reinventare in questi anni. Grazie Claudia, grazie per queste risposte puntuali e diciamo ampie. Io vedo che ci sono due degli colleghi che stanno seguendo l'incontro che vorrebbero porgere una domanda. Li faccio parlare. Prima c'è Piero Eugenio Lucchetta che vorrebbe porgere una prima domanda. Se vuole intervenire. Sì, grazie. Dico subito anche che tra 10 minuti dovrò disconnettermi perché ho un incontro con un collegio docenti di un istituto. Allora, io sono Vittorio Veneto, ma ho anche una reggenza in un altro istituto. Allora, prima parlavamo di organico, un problema concretissimo che travaglia molto la provincia di Belluno è la nomina di DSGA, ovvero sia molti. Scuole non hanno DSGA, non ci sono assistenti amministrativi che per una serie di ragioni non intraprendono questo percorso. L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto il 2 settembre ha fatto un interpello, ha chiesto possiamo procedere alla nomina, un interpello. Pare che la risposta sia no, non si può procedere perché a livello nazionale i sindacati hanno sostanzialmente, si sta dibattendo, cioè sostanzialmente non hanno l'autorizzazione. Allora io volevo chiedere a lei, in quanto persona di parte, chiara, molto efficace, ma in qualche modo interessata, diciamo, alla questione, se riesce a dare come dire, dei chiarimenti in merito a questa situazione, che è gravissima, perché noi stiamo, io ad esempio, nell'istituto dove sono io, abbiamo una segreteria che è formata da 3 persone appena assunte con nessuna esperienza e manca il DSGA. Allora il nostro dirigente responsabile dice io non posso procedere ad un interpello perché esiste questo mancato accordo a monte. Ecco, le chiedo se lei ne sa qualcosa, secondo lei che cosa si potrebbe fare, tenendo conto che abbiamo una situazione in cui in gioco c'è la continuità di un servizio pubblico che è messo in crisi perché non ci sono, diciamo, problemi. Riguardo all'effettuazione dei contratti, ai contratti di tutti i tipi, del personale, eccetera, che poi un dirigente in qualche modo è abituato, si sta abituando a vivere continuamente nell'emergenza e a trovare, diciamo, anche delle modalità per risolvere i problemi, però è un problema secondo me molto grave. Ne avevo viste diverse, tante, però questa situazione così drammatica. Mi pare che meriti una chiarezza. L'ascolterò purtroppo per qualche minuto perché poi alle 16:15 me ne devo andare. Se mi può dare una risposta, un chiarimento, un suo punto di vista su questo problema. La ringrazio anche per la chiarezza con cui ha esposto i contenuti di quest'ora di dialogo con noi. Grazie.
Ha toccato dirigente un tema importante, importantissimo. Tra l'altro, tema che io insieme ai colleghi vivo costantemente nella provincia di Cuneo, dove i numeri delle scuole che vedono la sede del DSGA vacante sono veramente tanti. Il fatto che la mancanza dell'interpello sia dovuto a un mancato accordo con le organizzazioni sindacali non è così. Se ad esempio avrà occasione di visitare il sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, Ufficio Sesto, Ufficio Quinto, insomma uno degli ambiti territoriali, potrà vedere che gli interpelli sono stati fatti anche a livello nazionale, come sono stati altresì recepiti interpelli che arrivano da altre province. La questione però è questa: in realtà gli interpelli non riescono a portare a delle soluzioni. Se vi ricordate, 2 anni fa era uscita una nota ministeriale che permetteva l'assunzione dei DSGA facenti funzione, individuandoli all'interno della terza fascia del personale ATA assistente amministrativo, purché avessero titolo. Non che questa fosse una soluzione ottimale, perché se dobbiamo riconoscere la figura del DSGA come una figura apicale, allora è chiaro che questa posizione all'interno della scuola, che è sostanzialmente a braccetto con la figura del dirigente scolastico, non può essere ricoperta da chiunque. Dall'altra parte, assistiamo in particolare quest'anno ad una situazione in cui i precedenti utilizzi degli assistenti amministrativi di ruolo per poter svolgere la funzione di DSGA, facente funzione, appunto, scusatemi il gioco di parole, ha visto persone rifiutare per questioni di svantaggio economico. Allora, là dove è stato in questi giorni l'intervento delle organizzazioni sindacali è stato nel dire che bisogna lavorare sulle procedure di reclutamento dei DSGA, anche valorizzando la professionalità di quelle figure che, pur non avendo titolo, hanno avuto un'esperienza sul campo che ha permesso loro di esercitare questo ruolo. Dobbiamo tener conto che queste persone, che magari da anni svolgono il ruolo di facente funzione, non hanno avuto nelle procedure di reclutamento alcun canale preferenziale. Dall'altro lato, ora parlo per la provincia di Cuneo, abbiamo visto persone neoassunte da graduatorie di merito di concorso regionale licenziarsi perché, pur avendo titolo, pur essendo laureati ad esempio in giurisprudenza, sono entrati in un contesto lavorativo assolutamente sconosciuto e si sono resi conto che non è una figura impiegatizia che si mette lì e pian piano le cose le può fare, ma è una figura professionale assolutamente delicata, sia per il ruolo che ha di coordinamento del personale ATA, sia per quella che è l'importante gestione amministrativo-contabile. Quindi la questione dell'interpello nella vostra regione e provincia è assolutamente da approfondire, perché non è così. Gli interpelli ci sono stati. Ahimè, le persone non stanno rispondendo positivamente agli interpelli. Come dicevo prima, per questioni di svantaggio economico. A un assistente amministrativo con la seconda posizione economica, per un assistente amministrativo con la posizione economica, non è così vantaggioso ricoprire questo ruolo, no? Dal punto di vista remunerativo. E quindi le persone, almeno qui in provincia di Cuneo, stanno avendo dei forti ripensamenti, tanto che anche noi, abbiamo scuole, l'altro giorno, ieri, sentivo un collega dirigente scolastico che mi diceva: io ho una segreteria in cui ho una persona di ruolo, altri si sono trasferiti, altri purtroppo sono in aspettativa per situazioni personali, quindi deve reclutare altre 4 unità di personale e non ha il DSGA. Quindi la situazione delle scuole è davvero drammatica ed è stato questo che le organizzazioni sindacali hanno segnalato al Ministero. Sicuramente quello che poi è il ruolo delle organizzazioni sindacali è di lavorare con e per la scuola, mai di ostacolare dei processi che ricadano negativamente, in modo da farli ricadere negativamente sulle istituzioni scolastiche stesse.
Nel frattempo che si fa? Perché il problema è questo lo capisco, ma è chiaro, lo sappiamo bene, che non c'è stata una programmazione adeguata, che probabilmente, okay, d'accordo, però il problema comunque rimane sul campo. Allora, avete pensato a qualche ipotesi anche straordinaria per poter in qualche modo incentivare il fatto che delle persone si assumano questa responsabilità? Ad esempio, lei giustamente dice, chi me lo fa fare a rovinarmi la vita, forse per 100 euro, 200 euro, non lo so quanto sia di più al mese. Allora è chiaro che ad esempio un elemento potrebbe essere, questo tra l'altro riguarda anche il problema dei dirigenti scolastici, ma eventualmente comunque prevediamo un aumento o la possibilità che il dirigente possa riconoscere contrattualmente qualcosa di più oltre l'indennità normale, in modo da permettere, perché ripeto, c'è un immediato che veramente rischia difficoltà, paralisi enormi, per cui il prossimo anno partiremo non da questo, ma ancora più a fondo, senza conoscere il baratro. Ecco, le ringrazio. Se è una battuta, poi devo veramente disconnettermi perché sono già le 6:15. Una battuta veloce. Si è proposto di lavorare sul sistema di reclutamento, ovvio non per l'immediato, questo lo riconosciamo. Dall'altro lato bisognerà capire se il Ministero sarà disponibile a reiterare quella nota di cui si parlava prima. L'altra cosa da dire è che, ad esempio, nella nostra provincia più volte si ricorre all'Istituto della Reggenza, ma anche qui una battuta, poi giustamente ci si chiede ma allora le soluzioni dove sono? E effettivamente le soluzioni non sono semplici da trovare. Si ricorre alle reggenze, ma le reggenze sono un istituto che per i DSGA non esiste. E quindi anche lì non tutti sono disponibili alle reggenze. È per questo che è più che mai urgente, se non vogliamo ripetere lo scenario attuale nel prossimo anno scolastico, lavorare assolutamente in modo puntuale e veloce sui sistemi di reclutamento. Abbiamo visto, ad esempio, che laddove si è voluto procedere a sprombattuto, l'esempio chiaro l'abbiamo sulle classi di concorso STEM, le procedure di reclutamento hanno avuto una bella accelerata. E quindi abbiamo bisogno di un'accelerata altrettanto simile sulle figure dei DSGA. E poi l'altro aspetto è quello della formazione del personale ATA. Perché oltre a queste posizioni vacanti, manca alle segreterie e agli assistenti amministrativi una formazione adeguata su tutte le procedure che si trovano a gestire costantemente, quotidianamente e anche con introduzioni di novità anche abbastanza repentine. La ringrazio, buon lavoro. A lei, buona giornata. C'è una domanda di Roberto Fraccia. Sì, eccomi. Provincia di Milano. La ringrazio anch'io per la chiarezza e l'articolazione. Le mie sono domande, anzi è una domanda, poi alcune più piccoline, in realtà un po' multipla, un po' tecnica, un po' particolare, mi scuso eventualmente di questo. Lei ha detto che sulle supplenze brevi, cosiddette brevi, in realtà faccio riferimento ad una supplenza per maternità, no? E possono essere affrontate e, come dire, risolte utilizzando il personale interno fino a un limite di 15 giorni, no? Capito bene. Poi lo collego con un altro aspetto di esigenza, che è quella del completamento orario, no? Docenti incaricati su uno spezzone di varia consistenza. Allora, su questa maternità è possibile operare incarichi a completamento degli spezzoni suddetti? Questa è la prima domanda, perché lì si sforerebbe il limite dei 15 giorni, si adempirebbe alla necessità di andare a, come dire, a completare l'orario settimanale.
Quindi mi trovo un po' in... Avevo individuato questo come una possibile soluzione per, come dire, trattenermi alcuni docenti e voglio capire se è possibile. Passo subito, do altre cose che sono il sentito il collegio dei docenti per quanto riguarda l'individuazione dei tutor per i neoimmessi. Ecco, il significato di quel sentito significa criteri, significa nomina, significa deliberazione del Consiglio d'Istituto sulle proposte. Ecco, perché qui ci sono un po' di equivoci, insomma, un po' di cose che devono essere definite chiaramente, non sono di secondario aspetto, perché se deve essere nominato su delibera è un conto, se invece è una nomina dirigenziale è un altro, e quindi poi dipendono un po' gli esiti da quella roba lì. Quindi questa è più una domanda a conferma, e i cosiddetti assunti a tempo determinato con possibilità di ruolo, di cui si diceva prima, in questo momento non sono ancora dei neoassunti, quindi questo è l'anno di prova o non è l'anno di prova? Anche questo mi sembra importante. E infine una questioncina, forse il comitato di valutazione nella sua forma completa. Che tipo di funzione mantiene in questo momento? Perché mi sembra di capire che viene un po' a perdere la sua ragion d'essere, però questa è una considerazione. Mi scuso se sono stato un po' troppo articolato, No, forse. assolutamente, dirigente, ha posto delle domande interessanti. Allora, veniamo prima alle questioni più tecniche. Allora, dicevamo prima, norma riferita alla facoltà di avvalersi del personale interno per le sostituzioni, norma che è valida per il primo e il secondo grado, ok? Quindi il riferimento è rintracciabile nell'ordinanza ministeriale 60, è l'articolo 13, che rimanda a quello che è disposto dalla legge 448-2001, articolo 22,6, quindi la possibilità di sostituire il personale assente con le proprie risorse di personale docente fino a un massimo di 15 giorni, che è una disposizione valida solo per la secondaria di primo e secondo grado. Però attenzione, è una facoltà, perché un lasso di tempo così ampio per una sostituzione non sempre all'interno delle scuole è una questione sostenibile. L'altra questione, l'assenza per maternità dà comunque luogo a una supplenza breve, quindi assegnata da graduatoria di istituto corrispondente al contributo orario del titolare che ha preso questa tipologia di congedo. Quindi mettiamo che sia un docente con 18 ore di cattedra, si scorre la graduatoria per individuare il destinatario di questa supplenza. Ha diritto al completamento il personale docente che è parzialmente occupato perché ha ottenuto uno spezzone in assenza di cattedra completa. Però questo non vuol dire che io possa prendere queste 18 ore e ripartirle, ad esempio, in pacchetti di 6-6-6 all'interno del mio personale, perché non posso spezzare la cattedra. La cattedra la posso spezzare solo se c'è un destinatario che ha diritto al completamento. Diversamente, perché il principio è proprio quello dello scorrimento della graduatoria, ok? Sulla figura del tutor, il tutor è una disposizione del dirigente scolastico che lo nomina, sentito il collegio dei docenti su quelle che sono le disponibilità, i criteri, ma visto quello che è il DM 850 e quello che è la norma che lo stesso DM 850 dà come riferimento. Relativamente a quelle che devono essere le caratteristiche professionali, no? Quindi dovrebbe essere un docente che nel secondo grado di istruzione, nella secondaria di primo e secondo grado, pardon, ha
la stessa classe di concorso o comunque appartenente a un determinato ambito disciplinare, va curato il numero di tutor handy da assegnare al tutor, almeno tre, e deve essere una, come dire, designazione all'interno di quello che è l'organo, che è appunto il collegio dei docenti, ma è una designazione del dirigente scolastico. Succede in alcune scuole che siano gli aspiranti neoassunti a doversi cercare la figura del tutor, cioè la norma non è quella, non è così. Poi, per quello che riguarda, diceva, il ruolo del comitato di valutazione nell'anno di formazione e prova. Chiaramente è un ruolo di espressione di parere che probabilmente il legislatore, pensando a quella che è una massima oggettività di questo parere, ha visto decurtato da quella che è la componente genitori e, se parliamo di secondo grado di istruzione, degli alunni. Mi piace molto la domanda. Allora, il comitato di valutazione, così come era stato pensato dalla legge 107, che funzioni ha, considerando che l'attribuzione dell'ex bonus, quindi fondo per la valorizzazione del merito, passa dal dirigente scolastico alla contrattazione integrativa d'istituto, le funzioni del comitato per la valutazione dei docenti sono solo rimesse. Scusi, le funzioni del comitato di valutazione sono solo rimesse a quella che è la valutazione dei docenti in anno di formazione e prova, perché non ha più senso di esistere per quanto riguarda l'espressione dei criteri di assegnazione di quello che chiamavamo bonus. Tutte queste risorse del Fondo per la valorizzazione del merito sono riportate al tavolo della contrattazione, quindi gli attori sono il dirigente scolastico e le RSU. Rispetto alla novità, cioè ai docenti con contratto a tempo determinato ai fini del ruolo, articolo 59 DL73, questi docenti dovranno svolgere un periodo di formazione e prova che sarà sicuramente analogo a quello dei docenti neo assunti da graduatoria di merito di concorso o da GAE. Quindi non sono in ruolo perché il loro contratto è a tempo determinato e avranno la conferma in ruolo al termine dell'anno scolastico, ma dovranno svolgere il periodo di formazione e prova e quindi dovranno avere l'assegnazione di un tutor. Questo sarà sicuramente chiarito dalla nota ministeriale che uscirà a breve, e che appunto presenterà un percorso che non si discosterà tanto da quello già esistente. Bisogna anche ricordare però che questi docenti dovranno poi anche superare un ulteriore colloquio alla presenza questa volta di una commissione esterna, quindi ci sarà una doppia valutazione. E quindi solo superati questi step avranno la stipula del contratto a tempo indeterminato con retrodatazione giuridica al 1 settembre 2021. Spero di essere Grazie. stata sufficientemente chiara. Grazie, grazie. Allora ringrazio Claudia Zanella perché diciamo, abbiamo fatto un'ora e mezza circa con una grande concentrazione di argomenti e di problematiche con cui tutti i giorni ci troviamo a che fare. Il percorso che è stato tracciato con molta chiarezza e puntualità ci aiuta sicuramente ad affrontare queste problematiche, anche se ci siamo resi conto che molte sono aperte e ci chiedono di affrontarle giorno per giorno, cogliendo le opportunità e le problematiche che si aprono. E quindi la ringrazio veramente tantissimo e spero che ci siano altre occasioni di incontrarsi e auguro a tutti buon lavoro e ricordando che sono attivi anche dalle
dai prossimi giorni i laboratori dell'associazione Diesel in presenza nelle varie regioni che voi potete vedere sul sito, e sul sito potete trovare anche le altre notizie delle attività che vengono avviate come un lavoro di solidarietà e di collaborazione dell'associazione con tutti i colleghi. Per cui vi ringrazio e buon lavoro a tutti. Grazie ancora Claudia Zanella. Grazie a voi, buona serata e buon lavoro. Grazie. Grazie, arrivederci. Buonasera.